La presenza di turisti in città è incrementata già da maggio con un buon afflusso di turisti stranieri, americani, canadesi, francesi dal Regno Unito, dato che l'anno scorso non si era registrato, oltre che da italiani, turisti che comprano anche pacchetti online proposti dall'agenzia Welcome AQ, che è pure secondo yacht della città con un servizio nuovo messo in campo da poco. L'agenzia già sta lavorando moltissimo. Il turismo è già iniziato da maggio e quindi è iniziato prima quest'anno rispetto allo scorso anno. Sarà ovviamente la condizione più libera, diciamo, nelle restrizioni Covid, quindi della pandemia. Il flusso turistico, quindi appunto nazionale, continua ad esserci. E tante zone del nord, tanti turisti anche dal nord. E soprattutto turismo internazionale, quest'anno, noi nasciamo l'anno scorso in realtà, però quindi diciamo abbiamo una raccolta dati limitata nel tempo, però ovviamente l'anno scorso non c'erano, ce ne sono stati veramente pochi. La città e il territorio limitrofo piacciono molto e i tour per la città con la navetta turistica elettrica fanno sempre il sold out. Insomma, i numeri sono molto buoni. Uno dei servizi più apprezzati è il tour delle terre della Baronia, che prevede tappe a Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte, con la possibilità di conoscere veramente il territorio e degustare anche i prodotti tipici. Le previsioni sono altrettanto buone. Si è iniziata ad accogliere i turisti prima rispetto all'anno scorso e se il tempo lo permetterà si spera di tirare anche sino ad ottobre, così come è stato nella scorsa stagione. EcoTour è il servizio più apprezzato perché poi ovviamente l'Aquila è base del turismo di questo territorio sicuramente. Poi ovviamente le richieste anche sul territorio, l'Aquila città territorio, l'Aquila città che secondo me tra l'altro necessariamente deve coinvolgere il suo territorio per diventare più attrattiva a livello appunto internazionale, nel mercato internazionale. E tra i servizi più richiesti sono soprattutto il nostro tour delle terre della Baronia, quindi dove appunto accompagniamo i turisti con i nostri accompagnatori nelle esperienze che ci sono sui borghi, sui fantastici borghi di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio. Ovviamente tutte le nostre impostazioni di questi mini pacchetti che proponiamo prevedono poi ovviamente l'accompagnatore turistico al seguito e esperienze sui luoghi, e quindi vedono le bellezze autentiche dei borghi e la natura, l'architettura, e soprattutto poi anche una parte di degustazione dei produttori e delle aziende agricole locali.